12 febbraio 1809. Abramo Lincoln nasce in una baita nel Kentucky. Privo di un'educazione scolastica, Lincoln ottiene un seggio nella legislatura statale dell'Illinois e diventa un avvocato. Sposa Mary Todd, con cui avrà 4 figli, ma solo uno di loro arriverà all'età adulta. Dopo essere stato eletto al Senato degli Stati Uniti, tiene il famoso discorso House Divided e discute con Stephen Douglas sulla schiavitù. Qualche giorno prima che Lincoln diventasse il 16° presidente americano, 7 stati del sud escono dall'Unione. Dopo meno di una settimana in carica, scoppia la guerra civile. Lincoln emette il proclama di emancipazione, dando la libertà agli schiavi nei 10 stati ribelli. Si reca a Gettysburg, il luogo della più grande battaglia della guerra civile, dove tiene un famoso discorso. Dopo la rielezione di Lincoln, il generale Lee si arrende a Grant e la guerra finisce. 9 giorni più tardi, Abramo Lincoln viene assassinato. Abolì la schiavitù col 13° emendamento, istituì il giorno del ringraziamento e fu anche l'unico presidente degli Stati Uniti d'America a ottenere un brevetto. Vuoi conoscere la storia di altri personaggi influenti? Guarda i video consigliati e iscriviti a Storici Subito. La storia non è mai stata così semplice.